Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. L'unico video che faccio d'estate è il sabato. Oggi partiamo con un'auto bellissima, un'auto con una storia triste. Un'auto che ha una storia triste, ma poi è diventata un'auto felice. È direttamente del 1985, la DeLorean. Abbastanza piccolina questa, c'ho anche le altre del film. Questa è la prima. Allora, la DeLorean è stata prodotta dall'81 all'83. Quindi 1980-1983, però fu usata nell'85 nel film, e ne furono usate 12, solo che la DeLorean Motor Company, cioè non, quelli del film, ne hanno usate 12 e sono state prodotte 9200 esemplari. Questo modellino è abbastanza fatto bene, vedete, questi sono i tempocircuiti, cioè questi sono i condensatori, qua sta il plutonio e c'è anche in dotazione il palo. E per voi esperti che conoscete questo film, questa è un'auto spettacolare. Allora, è il palo che immette direttamente 1,21 gigawatt nel flusso canalizzature, e non vi dico nient'altro, quindi andate a guardare il film. Questa sua caratteristica ha la portiera, ali di gabbiana, bellissima. Andiamo dentro la macchina, torniamo al futuro. È veramente bella, vedete. Non c'è molto da dire perché l'auto è questa. Quindi direi di passare alla seconda, che è questa qua. Questa me l'hanno data un po' più rovinata, infatti non ha il fanale, però vabbè. È una DeLorean abbastanza bella, qua è sempre uguale. Qua hanno lasciato la targa del primo film, non so i motivi. E questa non vola, è versione stradale, vedete, non gira le ruote. Per chi sapesse di che parlo. Poi anche questo portello con le cinghie un po', vedete, non si mantiene. A differenza di questo, che si spinge un po', si mantiene. E nel complesso più o meno la stessa della prima. Diciamo, sono molto belle, sì. Però alla fine è quello che vediamo nel film. Certo, averle è bello. Poi qua questo l'ho attaccato perché nella confezione te lo danno staccato. E arriviamo alla terza, quindi dell'ultimo film. Direttamente dal 1885, la DeLorean con le ruote del 55. Qua hanno messo la targa giusta. Vedete, quella del 2015. Prendi a fuoco, tizio. Telecamera inutile, ma che è utile, prendi a fuoco. Non l'ho preso. E con questo caratteristico motore da fuori, che poi una curiosità, il motore si trova qui. E Doc ci ha messo tutte le cose da sopra. Quindi, cioè, non va bene. Infatti, il Doc del 55 è costretto a rifare il motore davanti nel bagagliaio. Ok. E per il complesso, con il complesso è uguale dentro. Sotto non ha molto, direi. E va bene, dai. E poi c'è questo perché nel film si rompe. Per fortuna. E poi questo è un po' storto, però va bene, dai. È un'auto abbastanza bella, ma ora passiamo alle auto bonus perché ce ne sono tantissime. Eccola qui, signori, la Fiat 600D. Diciamo l'antenata della Fiat 600 normale. Eccola qua, senza questo, grazie. Possiamo togliere tutta questa scatolona. Togliti. Vattene. Via. Questa 600D non gira molto perché è abbastanza attaccata e ha gli sportelli come ve l'avevo detto al contrario. E anzi, per la gioia di tutti voi che volevate vedere la 500 con quegli sportelli, eccola qua, più grossa, con gli sportelli che si aprono al contrario. Abbastanza bella, oserei dire. È bella, è la stessa dell'altra volta, vedete. Solo con questi sportelli al contrario. E questa ha una caratteristica. Sì, magari torni dentro. Ha una caratteristica, ovvero che se apriamo, vediamo se lo riesco a far vedere. Vedete, posso mettere il sedile giù. Aspettate, come devo fare così. Vedete, dai, vai giù. Vedete, così che si possa andare dietro. Ok, così. Vedete, puoi farlo anche dall'altra parte. E questa può girare le ruote. Ok, però adesso passiamo alla 600D, prodotta dal 55 al 69. Questa è del 60. Ha un motore che è lo stesso, cioè, e questo motore è stato ereditato dalla 500, però questo è prodotto dalla Fiat esclusivamente perché andava molto bene in quel tempo.
Poi verso la fine degli anni 80-90 lo tolsero perché la Fiat, la sede fu spostata e non potevamo più fare questo motore. Qui davanti abbiamo il bagagliaio che come al solito è il bagagliaio, c'è la benzina, quindi tu devi aprire e mettere la benzina, c'è la ruota di scorta. Questo è lo stesso sportello. Non c'è molto, oserei dire, perché è bella. Quello è il cambio. Sì. Cioè, cambio e questo è il motore che si apre così. Bene, adesso passiamo a un'auto che viene prima di questa. No. Ok, adesso ho altri modellini perché questa è bella, sì, dai, un buon motore, diciamo, cioè è Fiat il motore. Questa è quando la Fiat stava bene, però abbiamo altri modelli. Per esempio, la famosissima Fiat Panda del 68, quella classica squadrata. Eccola qua. Vedete, classica squadrata. E recentemente ho comprato il modellino dell'altra volta che vi dissi c'era la 126, ovvero quella di dopo, la 500, e ho qui il modellino. Eccola qua, la Fiat 126. Piccolina, scala 1,43, io le preferisco a 1,24. Diciamo bella, è classicissima, questi fanalini squadrati. Monospecchietto e il motore dietro, non si apre niente perché è un modellino giocattolo, però è abbastanza bella la forma, ve la ricordate anche perché è casuale, perché io nell'altro video misi l'immagine della 126 rossa, quindi molto bello che l'ho presa rossa. Però adesso possiamo concludere. Perfetto ragazzi, per questo episodio è tutto, noi ci rivediamo alla prossima, passo e chiudo.